Sì, anche. Allora, ciao ragazzi, rieccoci qua. Oggi, come nel titolo, voglio farvi un piccolo ripasso di base di Hyperspin. Vediamo come partire. Accendo un po' la luce, si vede abbastanza poco. Devo ripristinare i faretti, se no. Allora, io mi preparo una cartella su un hard disk dove ho abbastanza spazio e la chiamo semplicemente Hyperspin. Poi vado nei due siti di riferimento, Hyperspin e Rocket Launcher. E mi scarico i loro file di installazione. Allora, io siccome mi trovo in Windows 10, va installata anche la patch. Questa qui, Patch Build 2004. Quindi noi ci scarichiamo prima il full package. Intanto che fa il conto alla rovescia, vado sul sito Rocket Launcher. Pure i cani vogliono fare la diretta, non so se si è sentito. Allora, transition pack, base media pack. Perfetto, ci scarichiamo intanto già Rocket Launcher. Ok, Rocket Launcher ed Hyperspin. Allora, intanto che scarica il full package, gli vado a prendere l'upgrade. Qui ci dice di disabilitare l'antivirus durante l'installazione dell'aggiornamento. Dice: non ti è permesso di scaricare questo file. Vabbè, aspetta, sto ancora scaricando quello completo. Non mi fa scaricare più file alla volta. Ok, intanto mi vado a scaricare. Tanto che termina. Joy2K. Ho trovato il modo per ovviare al problema del crash di Joy2K. Quindi. Poi mettiamo anche Xpad. Allora, sul sito vero e proprio di Xpadder è a pagamento, quindi dovremmo trovare una versione da un sito
da un sito che ce la fa scaricare comunque. Carica del Jet UK, che io ecco sto qua sul sito, ce ne stanno 4. Il Ultima primo. versione. Sì, il primo scaricato. Allora, scarichiamoci l'Xpadder da Up to Down. E qua ci dice ultima versione, lo scarico e vai. Me l'ha già scaricato. Intanto attendo l'hyperspin completo. Quindi scommetto che se vado a qualche altro download anche il fix non me lo fa fare. Infatti, finché non termino il download di Hyperspin. Quanto è grande? Ah, non ricordo. Allora, il full package. Quattrocentosettantanove mega. Ok. Mega, ma intanto vi scarico anche qualche altra cosa che serve. Vediamo X360 CE. Allora, questo è il sito originale, almeno da quello che sembra. Sono andato pure io, ma mi sono scaricato all version, cioè all games. Sì. Questa è la versione più completa. Sì, La prima a sinistra, mi pare. la Ah, ok. prima a sinistra. E qua ci dice praticamente di installare anche il VGAMBUS Virtual Gamepad Driver. Ecco, non ce l'avevo questo. Sia per le versioni 32 bit e 64. Invece se vado. Mi sa che anche per le altre versioni. Ah, ok. Allora, vi faccio vedere una cosa riguardo X360, già che ci siamo. Allora, Controller emulator. in Ok. questo modo, per esempio, lui non ha messo nessun file DLL particolare. E non ha creato, se non erro, anche il pad 360. Ah no, c'è, perfetto. Perché con l'altra versione non c'era. Quindi mi creava qualche casino. Tony, scusa, l'ho scaricato sia quella che mi hai detto del Games che quello Emulator 4X. Una volta che ho scaricato pure quella l'Emulator 4X, che devo fare? Emulator 4X.
Sì, mi ha detto che scarica pure lo sotto, no? Dal sito della X360. No, devo scaricare il Gamepad Emulation Driver e dopo scarica un'altra cosa. No, dice di installare l'emulatore. Cioè, praticamente qua dice installa X360 Controller Emulator. Il VGEMUS, VGEMBUS qua. Sì. Allora, praticamente lui ci dice di avviare X360 in modalità amministratore. Ok, l'ho fatto, solo non mi riconosce il joystick. Questo VGEMBUS lo dovevo scaricare? Aspetta, qua ti dice come fare. Ti dice option. Virtual device. Infatti a me sta installato. Dice VGMBus Nefarious Virtual Gamepad Emulation Bus. Devo scaricare. Sì, te lo scarica da solo qua. Poi c'è l'iGuardian, puoi fare così, configura automatico e fai installa, vedi lui te lo installa. Ah, ecco, installi, ecco, come l'ha installato. Pure virtual device, se non c'è se non c'è installato, perché qua ti dice no, devi cliccare su install. Allora, su Options l'ho fatto e poi dove pure? Ah, su Option Hit Virtual Guardian. Guardian, sì. Installare, installa, ok. Perfetto, installato tutte e due. Che hai fatto? La configura automaticamente Auto Hide Direct su Hit Guardian? Un po'. Hide Guardian, sì, ho messo Ah, quello. la spunta l'hai messo, ok. Vediamo il pad, funziona, perfetto. Nel pad non lo riconosce. Eh sì, perché vedi, pure a me non ha riconosciuto. Mo' sì, perché ho attivato l'analogico. A me mi dà proprio tutto vago, cioè che non posso proprio accedere ai controller. E devi abilitarli, devi fare enable e devi dargli i comandi. Allora, devi fare così, mo' tolgo, ti faccio Fammi vedere vedere un attimo dall'inizio. perché vedo la diretta. Ok, enable l'ho messo, mi è diventato verde. Allora, così è di base, mo' li rimuovo. Poi se fai enable, diventa verde, te lo attiva. Fai anche get input da input state. Poi devi fare add e ti vai a scegliere il joystick che ti serve. Ah, ecco, così. Togli quelli che non servono, mouse, tastiere, lascia solo quelli. Oh, ecco, così. Oh. Clicca, fai add select device, lui te lo Sì, ho mette. fatto. E per il secondo la stessa cosa, lo Ah, sì. attivi. E qua c'è il primo. Ok. Se fai qua remap all, lui ti dice premi quelli che ti servono. Cambio porta, così rimappo anche questa e clicco tac. Mannaggia, ho fatto il controller 2 è diventato 1, lo cambiamo. Se E va, beh, cambiamo. certo. Faccio remove 500 and... Oh, ok, non ci sto. Perfetto, funziona tutto.
Perfetto, vediamo se a che punto è arrivato Hyperspin. Ci siamo quasi. Ok, allora, sul primo controller ci siamo. Allora, come vedi, non ci sono file DLL qua. Per attivarli, come diceva lì dentro, si va in About Help. C'è una parte che ho visto ieri. Option. Posso rifotografare. Game. Ah, eccolo qua. In game seleziona il gioco che vuoi pilotare e gli vai semplicemente a cliccare tutti i 64, gli X input. Con l'altra versione ti appaiono a lato, ti appaiono qui, aggiornati. Vediamo se aggiorno, ci dovrebbero essere. No. Quindi vado qui, faccio salva. Ok, rimappo di nuovo. Allora. Aggiungi. Perfetto, salvo. Vado qui e salvo. Secondo lo attivo. Aggiungo il primo. Vediamo se... Vabbè. Per adesso mi interessa solo il primo, visto che è collegato lì. Ok. Perfetto, peccato che il gioco che volevo provare ha un bug nella sua, proprio all'interno del gioco, quando vai a fare quando vai contro la stessa squadra, fai, diciamo, l'allenamento. Allora, finito di scaricare. Ma quanto è lento il sito di Hyperspin, mamma mia. Mamma mia. Proprio una lentezza disarmante. Vediamo quant'era grande, 4,79, vabbè, ci siamo.
Allora io provo ad avviarlo, vediamo che succede. Intanto abbasso l'audio del volume del gioco. Ok, io ho salvato tutto, ma non mi ha salvato nessun file DLL. Infatti quello nuovo non te le Ah. mette, non te le fa uscire. Ah, ok, perfetto. Ah, lo provo su FX2, vediamo se... Allora, facciamo una prova. Ok. Questa è la partita d'allenamento, la rifà per forza, mi fa questo problema qui. Non si riesce a giocare praticamente. Una cosa assurda. Cioè, ma dai, è assurdo. Un campetto. Totale, manco io qua. Lo stesso difetto, cioè. Ma che cacchio di cosa, assurdo. Io pensavo fosse l'X360 a dare sto problema, invece è proprio No, è proprio il il gioco. gioco. Cazzo di cosa. Cioè, pure sto gioco l'ho finito. Cioè, è assurdo. Sì, la palla se ne va da solo per i fatti suoi. Autogol. Bella cosa. Va bene. Ha finto di scaricare, perfetto. Ma non è che forse invece di mettere come Excel Pinball FX tu metti il Launcher, no? Boh. No. Vabbè, quello devo vederlo con calma. Evidentemente c'è qualche problema da correggere. Allora, torniamo per i nostri passi. Stiamo un po' cazzeggiando. Andiamo.
a scaricare gli altri file che ci servono. Quindi l'aggiornamento, upgrade. Quanto è grande? 42 mega, va bene, si può fare. Vediamo di trovare qualche canzoncina da mettere sottofondo. Allora. Piace. Allora, ok, abbiamo scaricato quello che ci serviva, vediamo solo il fix. Che è praticamente un file DLL, un SXS. Stai spaccando tutto. Mamma mia, si basta, infatti. Rinuncio. Vai. Via. Ciao.
Allora, prendiamo primo il nostro la nostra installazione. Prendiamola, mettiamo semplicemente all'interno della cartella Hyperspin. Attendiamo che scarichi. Ecco, faccio un piccolo controllo riguardo la diretta. Ok, il RAR di Hyperspin è un po' così, si blocchicchia, però funziona. Va bene. Ora prendiamo l'upgrade. È il file SXS, lo spostiamo direttamente nella cartella Hyperspin. Questo servirà a far partire Hyperspin con il nuovo aggiornamento di Windows 10. Poi abbiamo scaricato, vabbè, io ho usato Mega, no, l'ha scaricato qui come non detto, Rocket Launcher. Qui c'è la password, quindi sposto il tutto nella cartella Hyperspin. Allora, vediamo Demon Tools. Sì, così si fa. Metto tutto così nella cartella, così com'è. Possiamo farli anche separati, uno in una cartella Hyperspin e l'altro nel Rocket Launcher. Io preferisco inserirli tutti insieme, come ho sempre fatto, quindi non dà nessunissimo problema. Allora, cartella, la password è. Sta praticamente nel sito. Quando andiamo nella cartella download e scarichiamo Rocket Launcher,
ce lo dice proprio qui sotto, e praticamente è proprio l'indirizzo del sito www.rocketlauncher.com, rlauncher.com. quindi inseriamo nella parola chiave e diamo l'ok. Allora, sostituiamo i file. Quindi, una volta sostituito, che altro vediamo, che altro c'è da fare? Allora, creare la cartella utils. Qui c'è Diamonds, vabbè. Abbiamo tools quello vecchio, però al momento non ci serve. Allora, in utils andiamo a inserire Joy2K. Allora, invece di aprirlo direttamente, lo apro qui dentro. Inserisco, vi è andato direttamente in G a installarlo. Oh, comunque dovete fare attenzione dove lui va a installare direttamente il J2K. Io, siccome evidentemente l'ho fatto più volte, quindi si è memorizzato l'installazione, lui lo va a installare sempre in G qui dentro. Vediamo se c'è un modo per fargli accettare una cartella diversa. E se vai avanti, infatti, come potete vedere, va a installarlo in una cartella differente. Però non si riesce a vedere velocemente, quindi vediamo, cartella documenti, infatti non c'è niente, che lui ci dice che lo installa in una cartella documenti. Qui non c'è assolutamente niente. Possiamo usare 7-zip per estrarre i file, quindi estrai i file, estrai qui, estrai in Joy2K
English. Ok. Lo faccio direttamente in i. Perché la gente deve sempre disturbare nei momenti meno opportuni? Scusate. Allora, mi fanno perdere il filo del discorso. Dove eravamo rimasti? Hyperspin. Utils. Allora, tolgo la musichetta che mi sta distraendo. Qui continuano a fare pure rumori sopra. Allora. Col 7-zip faccio estrai qui. Impossibile aprire il file come archivio. Immaginavo. Perché non posso decidere io dove installarlo? Maledetto. Allora, create desktop shortcut, vediamo se mi fa risalire alla cartella dove lo installa. Quindi, apri percorso. Infatti, si è fissato che lo va a installare in G. Giustamente. Allora, installatelo e mettete la cartella, in modo tale che mettete la creazione del percorso, così sapete dove lo va a installare e ve lo portate direttamente qui dentro. Ve lo portate nella cartella, tutta l'installazione e buonanotte. Allora, abbiamo installato questo. Che altro stava? Stavo scaricando Xpadder. Mettiamo anche Xpadder. Mamma mia, è assurdo, è assurdo. Disattiviamo le notifiche, ok. Visto che non vogliono capire. Allora. Dove avevamo scaricato l'Xpad? Eccolo qui. Ho Prendiamo la sua cartella, magari poi li cambiamo.
Mi cambiamo nome. Joy2K, lo mettiamo nella cartella Joy2K. Joy2K. Perfetto, Xpadder, gli diamo semplicemente il nome Xpadder. Perfetto. Avviamo Xpadder in modo tale da non far apparire tutte queste cose al primo avvio. Perfetto. Ok, ora possiamo chiuderlo. Poi lo togliamo anche da qui sotto. Stessa cosa facciamo per questo Joy2K. Perfetto, lui ha creato in automatico Profile 1. Eccolo qui, ha creato Profile 1. Questo profilo poi lo andremo ad aprire, perché quando apri Joy2K lui apre il profilo, il primo profilo. E lo cambieremo con nome di Hyperspin. Ora, tutta la cosa da fare molto velocemente. Prima cosa, aprire HyperHQ. Qui a start gli mettiamo il nostro programma. Il nostro programma Hyper, come si chiama? Joy2K. Perfetto. Glielo diamo hidden, nascosto, oppure vabbè, proviamo. Facciamo delle prove. Lasciamo aperto HyperHQ, che ci servirà per capire quali sono i tasti da inserire sul Joy2K per comandare inizialmente il nostro front-end. Allora, questo è il primo profilo, che è il profilo di avvio. Io lo chiamo profilo di avvio. Rinomina, lo chiamiamo Joy2K. Joy2K. Perché quest'ora sto proprio sto proprio rincoglionito, che mi chiamano in continuazione. Allora, mamma mia, è assurdo. Quando si mettono che ti devono rompere le scatole, sembra che devi stare a disposizione loro. Allora, abbiniamo i tasti. Allora, la prima cosa da fare è muovere premere i tasti sul nostro joypad per vedere se Joy2K l'ha riconosciuto. Quindi, per impostare un tasto, noi dovremmo prendere come riferimento la prima colonna, che sono i tasti del joypad. La seconda colonna sono le funzioni, cioè i tasti della tastiera che noi andiamo ad abbinare ai tasti del joypad. Quindi questo serve solo per emulare i tasti della tastiera. Quindi ci sono certi emulatori che non consentono l'utilizzo del joypad, quindi Joy2K ci viene in aiuto. Ma non solo per questa cosa qui, ma anche ci viene in aiuto per altre funzioni, funzioni speciali, funzioni particolari che possiamo fare solo con la tastiera. Quindi, per fare questa cosa qui, ci occorre sapere che tasto corrisponde. Per esempio, sto premendo su e me lo evidenzia. Quindi, in questo caso,
mi sta evidenziando qual è la casella dove inserire il tasto della tastiera. In questo caso devo premere il tasto della tastiera, quindi premo su e poi vado a premere ok. E faccio la stessa cosa sugli altri tasti. Poi, per esempio, su HyperHQ ci sono i tasti che corrispondono ai movimenti. Questi li abbiamo già messi, quindi questo skip up non mi interessa, skip down nemmeno, e vado a inserirgli selezione di generi, la G, magari lo metto al quadrato. Io se clicco qua sulla finestra di HyperHQ, questa è una parentesi, se premo sul tasto del joypad non mi si illumina niente, quindi non mi evidenzia i tasti. Devo cliccare per forza sulla finestra per far evidenziare i tasti. Allora, il 4 corrisponde a button 4, il quadrato corrisponde a button 4. Clicco due volte. E gli metto la G, quindi la G corrisponderà ai generi, seleziona di generi nell'hyperspin. Poi, favoriti, glielo possiamo mettere a R1, che è l'8. Premiamo L. Poi, per andare avanti, il 3, che è la X, gli mettiamo Enter, premiamo invio sulla tastiera, ci metterà Enter, e per tornare indietro, cioè l'Escape, il tasto 1, quindi il triangolo, premiamo Escape e diamo l'ok. Infine salviamo e abbiamo ottenuto il nostro primo profilo di partenza lo chiamo io. Ora possiamo chiudere HyperHQ, al momento non ci serve, anche perché adesso per esempio ci sono solo queste piccole wheels, sono wheels di esempio, un po' per capire poi quando andiamo ad abbinarlo su Rocket Launcher. Quando poi il rocket launcher vede l'hyperspin, appaiono sul lato sinistro tutte le nostre wheels, che poi andremo a cancellare perché queste non sono abilitate. Quindi facciamo, chiudiamo HyperHQ, andiamo nel nostro rocket launcher e prepariamo il rocket launcher per vedere il nostro hyperspin. Al momento lo avviamo, ci chiederà l'aggiornamento. Noi facciamo sì, check update. Mi è successa una cosa bruttissima. Apri update, che è successo? Non riconosce più l'arcade stick, proprio il computer. Che assurdo, mi butto di sotto. Non riconosce più niente. Cioè, non mi dà più le periferiche dell'arcade stick. Sparite proprio. Tutti i giochi, a proprio Tecnopar, 8 PC Line, non ci stanno più. E che è successo? Lo sai tu? Non Boh. lo so. Assurdo. Vedo formattato tutto, vero? Mi sparo. Pure il 360 ne riconosce proprio, non ci stanno proprio più. Cioè, non. Ma è assurda sta cosa. Ovviamente questo 360, chissà che la cosa nuova mi ha fatto, mi ha spallato No, ma è tutto, impossibile che ti cancella tutti i file. Cioè, prova a riavviare il computer. non lo so. Ci ho provato, niente. Nada. Boh. Cosa era successo a te quella volta col volante, mi pare, ti ricordi? Sì, a me è successo quella volta col volante, ma non avevo X360. Non so che cosa sia successo. Qualche errore di Windows. Però
Però era solo con i volanti, poi con il resto, col joypad, tutt'altro funzionava. Magari provo a vedere se lo riconosce intanto nel centro di controllo, come vediamo. Infatti. Dispositivi, no? Eh sì, me li dà. Dispositivi me li dà. Boh, è assurdo. Non conosce più niente. Allora, come potete vedere, vabbè, poi vediamo di fare un collegamento se c'è qualche errore. Allora, adesso dovete fare sta cosa qui. Dovete andare qui su Rocket Launcher e sulla casellina front-end e dovete aggiungere l'hyperspin. Creiamo hyperspin. Gli diamo la cartella, che praticamente è la sua. Apri. Poi Rocket Launcher Wii Plugin, gli diamo Hyperspin e Hyperspin, tutti e due. Salviamo. E qui mettiamo default. Seleziono questo, quindi faccio default e poi attivo. Mi fa set selection as default front end. Selezioniamolo prima, poi facciamo questo e poi quest'altro, set selection as the active front end. Mi ricordavo male si facesse da qui, però si fa in questa maniera qui. Come potete vedere, mi fa vedere tutte le, diciamo le ruote che sono attivate, tutti gli emulatori attivati, che alla fine questi emulatori non ci sono all'interno, però è giusto un esempio. Ora dobbiamo fare altre piccole modifiche, eliminare praticamente questi errori rossi che ci appaiono. Quindi gli diamo l'Xpad, gli diciamo dov'è Xpad e gli diciamo dov'è Joy2K. Perfetto. Io per esempio per il front-end profile gli metto Joy2K perché mi trovo meglio. Quindi enable Rocket Launcher profile. Poi andiamo in Keymapper. Ci aggiungiamo il front-end profile. Quindi Rocket Launcher. Poi lui mi apre in automatico la finestrella di Joy2K. Gli ho messo l'opzione in modo tale che lui rimanga sempre giù quando lo si va a richiamare, se no poi quando apro l'emulatore si apre tutto insieme il Joy2K, quindi va inserito Start Joy2K al Minimized Mode e Hide from Task Bar when Minimized. Quindi gli diamo OK, a me è già impostato. E qui gli andiamo a ridare i tasti che abbiamo dato alla prima configurazione, quella che ho chiamato Hyperspin. Possiamo fare anche in un'altra maniera, quindi prendere quel profilo, portarlo dove c'è questo profilo e
diciamo, cancellare questo e richiamare quel profilo che abbiamo reimportato qui dentro, però è, diciamo, un procedimento un po' complesso. È meglio rifare, reinserire i tasti, così non ci imbrogliamo. La stessa cosa di prima. Ok, per ricordarci quali erano i tasti, andiamo sempre su HyperHQ. Allora, generi, avevamo detto quadrato G, poi favorite L, quindi il tasto R di sopra, no, favorite è L, mi sto imbrogliando, DL, e poi lo start. Abbiamo detto sulla X, quindi bottone 3. E per tornare indietro il bottone 1, quindi Escape. E salviamo. Chiudiamo HyperHQ. Ora vi spiego cosa fa il Joy2K. Allora, lui che fa? Ogni volta che andiamo a creare dei profili all'interno del Rocket Launcher, lui li crea qui dentro. In questo caso abbiamo creato solo uno, quindi Rocket Launcher Wii, quindi il CFG si chiamerà nella stessa maniera. Quando creeremo il MAME, creerà una cartella con la scritta MAME e all'interno creerà MAME.cfg. Quindi tutti i profili di Joy2K vengono inseriti qui dentro, li mette in automatico. Quindi il primo profilo che lui andrà ad aprire sarà questo, perché Joy2K si avvierà insieme ad Hyperspin. Ora facciamo un piccolo test per farvi vedere. Ve lo metto in formato finestra. Ok, quindi screen, perfetto, sta bene. Ok, proviamo a lanciare Hyperspin. Ok, sotto abbiamo messo Joy2K. Lo sposto. Abbasso il volume della musica. Ok, allora adesso lo sto comandando con i tasti del joypad. Adesso non abbiamo ancora inserito nessun emulatore, quindi vado indietro, poi premo invio ed esco. Allora, per adesso non abbiamo inserito nessun emulatore, quindi non posso ancora fare una prova, però vi faccio vedere un po' come si comporta sull'Hyperspin che ho creato in precedenza. Quindi andiamo sull'Hyperspin che avevo creato. Quindi lui mi è andato a mettere qua Hyperspin il Joy2K. Mi ha fatto un casino. Perfetto. Quando in realtà era qui dentro, però vabbè. Ok,
Io vado su Hyperspin. Lancio la versione che ho creato in questa chat. Abbasso il volume anche su questo. Allora, prendiamo un emulatore, il MAME. Allora adesso vi faccio vedere il profilo che ha creato, che ha aperto, quindi Hyperspin, che è quello contenuto nella cartella util, qui dentro. Eccolo qui. Per questo si fanno questi passaggi. Entro in MAME, avvio un gioco qualsiasi. Quindi Grazie. 005. Ora lui cambia Gioco in caricamento. Caricamento completato. il profilo. Ora vi faccio vedere. Allora, vado qui sotto, apro Joy2K. Come potete vedere, c'è il profilo MAME 2.20. E qui gli ho impostato solo l'uscita. Quindi per uscire, select e start, lui esce dal gioco semplicemente. Quel MAME 2.20 lui l'ha creato e lo ha messo qui dentro, profile Joy2K MAME 2.20. Gli ho dato io il nome perché ho chiamato l'emulatore all'interno della creazione dell'emulatore, ho chiamato MAME 2.20 e quindi funziona così e lui gli crea lo stesso nome. Così ho fatto anche per gli altri, tipo il title type con Afterburner, con la Play 2. Come potete vedere, io sono uscito adesso dall'emulatore. Lui che ha fatto? Mi ha andato a caricare il profilo Rocket Launcher. Quindi adesso io non ho inserito nessun comando. Quindi se mi muovo con il joypad, lui non si muove. Quindi devo fare come prima, mi inserisco. Prima gli ho fatto vedere che li ho inseriti, quindi li ho salvati. In questo caso, siccome stavo sperimentando con quello delle puntate, non ho inserito alcun comando ancora, quindi lo vado a rifare. Mi richiamo un attimo l'HyperHQ per vedere i tasti. Ecco quindi, genere, abbiamo detto il quadrato, G. Favorite sull'8, quindi la L. Lo start sulla X.
triangolo, l'uscita e salviamo. Ora posso muovermi all'interno. Allora, chiudo HyperHQ, abbasso la schermata, entro nel gioco. Una volta caricato, vi faccio vedere che anche qui, mi caricherà un profilo differente. Ecco qui, Mame 220. Ecco qui. Ora se esco, mi ricaricherà un profilo differente. Una volta finito il mouse, eccolo qui. Eccolo qua, mi ha ricaricato il profilo Rocket Launcher. Quindi finché io sto all'interno del front end e emulatore, quindi faccio questo giochetto, vado tra il front end e l'emulatore, lui caricherà il profilo emulatore o profilo gioco e il profilo front end. Però quando esco da Hyperspin, lui che fa? Quando poi lo avvio, mi avvierà a Hyperspin con il profilo che ho chiamato Hyperspin, che è il profilo di avvio. Col profilo di avvio potete navigare all'interno del front-end finché non entrate in un emulatore. Quindi quando entri nell'emulatore ti carica il profilo emulatore. Quando lo esci poi carica il profilo del front-end, non carica più il profilo di avvio. Questo è lo schema del funzionamento. Quindi vado indietro ed esco dall'emulatore, anzi dal front-end. Ok. Una volta uscito dal front-end rimane il nostro Joy2K aperto in basso a destra. Allora. Riprovo ad entrare perché mi sembra strano che lui lo tenga aperto. Dovrebbe in teoria chiuderlo. Quindi apro Hyperspin, lui mi apre il profilo di avvio. Premo un tasto sul joypad e mi skippa la presentazione. Quindi vado sul MAME. Qui continua ad avere il profilo di avvio. Entro nel gioco. Gioco in caricamento. Caricamento Perfetto. completato. Ora vi faccio vedere di nuovo. Profilo dell'emulatore, quindi MAME 220. Per uscire ho messo la combo Select e Start. E adesso, se vado a Joy2K, Rocket Launcher ha caricato il profilo del front-end. Ora che faccio? Vado indietro ed esco. Allora, me lo vado a chiudere, ora provo a farlo velocemente. Però in teoria dovrebbe chiudersi. Se vado indietro e lo chiudo, mi rimane giù praticamente Hyperspin, mi rimane qui. Ora
mi rimane aperto il profilo, quindi in teoria si dovrebbe chiudere. Allora, a molti ha fatto questa problematica della riapertura rimaneva sotto. Io l'ho impostato così perché in questo profilo avevo impostato una combo per riaprire per spin. Quindi nel caso io mi fossi costruito un cabinato. Non volevo andare col mouse di nuovo a riaprire il perspin, quindi ho fatto una combo tasti. Quindi l'unico modo per farlo chiudere poi al perspin è togliere questo avvio all'uscita del programma. Quindi qua dice Exit Program, quando esci da hyperspin avvia J2K. Quindi togliendolo lui si chiude. Allora, io nel profilo avevo inserito anche una combo. Ma questa cosa era una cosa che avevo fatto parecchio tempo fa e quindi mi sono praticamente scordato. No, in realtà non c'è. Quindi la cosa che avevo fatto è sempre il fatto della combinazione. Però stavolta avevo usato un'altra modalità. Avevo usato una combinazione con due tasti differenti, quindi 11 e 12. E quindi avevo preso sempre un button mapping e in questo caso 11 e 12. Ok. E qua gli avevo messo tipo uno special launch program. Eccolo qua. E andavo a prendere Hyperspin. Ok, siccome l'hyperspin poi quando lo usiamo di solito lo mettiamo a tutto schermo, quindi pure che appare un attimo il J2K non è un problema. Quindi per esempio noi abbiamo, che ne so, il cabinato, abbiamo hyperspin settato all'avvio in automatico. E abbiamo sto problema che siamo usciti dall'hyperspin, però per esempio non abbiamo messo l'opzione che all'uscita dall'hyperspin si spegne il sistema operativo, così senza l'ausilio della tastiera o del mouse possiamo aprire J2K con una combo tasti. Io premo semplicemente i due analogici. E mi avvia J2K, l'hyperspin. Solo che all'apertura di hyperspin, ovviamente lui mi va a richiamare il J2K. Quindi, allora ci sta un'opzione. Assicuratevi che sia messo in HyperHQ. Tipo l'opzione nascosto oppure minimi Z.
Allora, io esco velocemente, riproviamo. Quindi lui mi va a richiamare Joy2K. Gli metto Hyperspin da tutto schermo, vediamo se lo va a nascondere. Magari anche se è aperto sotto non è un problema. HyperHQO che ogni tanto non si avvia. Ecco, ogni tanto impazzisce. Gestione attività. Sarà da qualche parte bloccato, infatti, eccolo qua. Chiudiamo. Ecco, istituti a 3, posto. Quindi, HyperHQ. Mettiamo tutto schermo, visto che comunque lo dobbiamo utilizzare. Metto 1920x1080. Ok. Quindi adesso proviamo ad avviare l'hyperspin dalla combo tasti. Ecco, ok. Avete visto che comunque non vi appare davanti, quello sta sotto, però non dà nessun problema. Ora salto. Entro nei giochi. Ecco, Gioco in carica. Caricamento completato. perfetto. Ora esco dal gioco con la combo select e start. Poi posso comunque farlo funzionare. Posso navigare all'interno dei titoli. Vado indietro. Se per sbaglio esco, premo di nuovo la combo tasti dei due analogici R3 L3. E non fa niente. Che profilo è rimasto? Difatti lui mi ha fatto uscire col profilo Rocket Launcher, quindi non c'è la combo tasti. Ecco, ma in realtà non dovrebbe uscire con questo profilo, dovrebbe uscire con l'altro. Quindi, se io torno indietro, esco, lui mi dà infatti il profilo Hyperspin, però in questo caso, vabbè, non l'ha caricato. Devo entrare per forza in un emulatore per far caricare quel profilo. Faccio un test velocissimo, abbiamo quasi finito la diretta. Entro Gioco nell'emulatore, in carica. quindi faccio vari switch Caricamento completato. di vari profili. Adesso sta nel profilo del MAME. Esco dal gioco e sta caricando il profilo del front-end. Vado indietro. Esco. L'ultimo profilo che è rimasto è sempre Rocket Launcher. Quindi andremo a inserire qui dentro. Al bottone 32 l'avvio di Hyperspin. Ricordavo che alla fine lui chiudesse il profilo, chiudesse Joy2K e me lo aprisse un altro. Vabbè, comunque. Facciamo ok. La combo button mapping era 10 e 11. Ecco, salvo. Quindi, se
se vogliamo disattivare quella funzione. Basta che avvio HyperHQ, che ogni tanto si blocca, rimane proprio, non ho capito il per quale motivo. Lo fa di rado sta cosa, però lo fa. Quindi a start qua vado a eliminare la. Oh, me l'ha messo normale, io l'ho messo minimizzato, vabbè. Poi mettiamo Aiden. Togliamo dall'avvio qua Joy2K, chiudiamo HyperHQ, vediamo se si è chiuso realmente. Penso di sì. Perfetto. Ora apriamo Hyperspin. Lui dovrebbe caricarmi il profilo di Joy2K con il joypad, con qualsiasi cosa usiamo per giocare. Rientro di nuovo in questo gioco. Gioco in carica. Caricamento completato. Perfetto. Poi vabbè, tutte queste cose le vado un po' a fixare, la voce che si blocca subito. Il video che non si vede, ma il video c'è, infatti si sente l'audio. Allora, torno indietro. Quello sarà un problema del perché qua il video si vede, cioè. Quindi esco. Lui che fa? Dovrebbe scomparire Joy2K, però in realtà rimane. Anche perché mi è sempre scomparso, però stavolta vuole rimanere. In realtà può essere che ci sia un'opzione per chiuderlo, ma vabbè, al momento. Ricordo praticamente che quando avevo scaricato già un pack precompilato, lui mi faceva sta cosa qui che si chiudeva il Joy2K. Allora, visto che abbiamo speso un po' di tempo per il Joy2K, io faccio un altro 10 minuti, 20 minuti per concentrarmi sull'X-Padder, che alla fine è molto simile. Chiudiamo Joy2K. Allora, in X-Padder qui ci ha creato un profilo blank, l'ha chiamato, ma alla fine non serve. Lo possiamo cancellare. Possiamo fare la stessa cosa con X-Padder. Quindi in questo caso stiamo nella modalità front-end profile. Quindi allora, fatemi vedere un attimo una cosa. Se ho installato qui sopra il third party, eccolo qua. Quindi Xpadder l'ho messo qui sopra. Util. A me non risulta. Quindi vado a fare come ho fatto prima e mi inserisco Xpadder. Copia. Ok,
E metto Xpad rincorrere. Eccolo qui. Perfetto. Allora, andiamo a modificare la cartella dell'Xpander. A lui risulta già, ma vabbè. Quindi, come keymapper, per esempio, possiamo modificare per ognuno. Se non erro, per ognuno si può mettere uno differente, ma non è questo il caso. Allora, per cambiare il keymapper, per ogni gioco si va da un'altra parte, quindi da qui, mapping, da qua possiamo dare un keymapper differente. Allora, concentriamoci sul keymapper che vogliamo utilizzare. In questo caso metto Xpadder, però qua possiamo utilizzare anche in maniera differente. Per esempio, noi abbiamo creato, che ne so, un front-end profile che si chiama Rocket Launcher UI, quindi c'è Joy2K. Quindi come keymapper globale gli mettiamo Joy2K, che è quello che vogliamo usare come profilo del front-end, cioè di Hyperspin. Esempio, molti utilizzano, al posto di Joy2K, preferiscono Xpadder, quindi pensandoci bene, ora vi faccio vedere un po' come settarlo tutto con Xpadder a sto punto. Quindi metto Xpadder qua, Xpadder anche qui. Quindi keymapper, key setting, perfetto, qua lo abilitiamo. Quindi se io vado ad abilitare keymapper sul global, lui su tutti gli emulatori che hanno questa scritta use global sarà abilitato. Quindi dove c'è use global prenderà tutte le impostazioni che stanno in questo global. Quindi true, false, tutte le impostazioni come le ho messe qui. Quindi adesso per tutto è abilitato Xpadder. Qui perfetto, sta bene. Ora per esempio creiamo un profilo, visto che il profilo Joy2K l'ho già creato, creiamo quello Xpadder per il nostro frontend. Frontend profile, lui lo chiamerà Rocket Launcher UI. Da qui creiamo un nuovo schema, quindi clicchiamo sul joypad, nuovo, immagine, noi prendiamo un'immagine qui ci dice per esempio download, ci dice immagini contro possono essere scaricate dal sito Xpadder, però penso che ci siano già incluse, quindi controller immagini, facciamo da qui apri controller immagini, prendiamo uno a caso, uno che tipo per esempio abbiamo l'arcade stick, eccolo qua, io ho un joypad della Play 2, mi vado a trovare il joypad della Play 2. O se non c'è uno simile. Eccolo qua. Play 2, Sony Black. Perfetto.
Ora per abilitare i tasti, quindi questa è la stessa, fa la stessa cosa di Joy2K, quindi emulare qualsiasi funzione dalla tastiera. Adesso le abbiamo messo l'immagine che vogliamo andare ad utilizzare come, diciamo, riferimento. Passiamo a stick, abilitiamo le stick, che sono le leve. Annulla. Qui ci dice premi stick 1 verso sinistra. Verso su. Perfetto. E abbiamo lo stick. Lo posizioniamo qui sopra e abbiamo il nostro stick analogico. Abilitiamo il secondo stick 2. Ogni tanto vabbè se ne va per i fatti suoi, perché è un po'. Il mio joypad sta un po' rovinato, quindi ci dice di premere a sinistra e poi su, e quindi abbiamo tutte le direzioni. Ora lo spostiamo sul punto dove vogliamo. Perfetto, vabbè questo è un passo in più che ho fatto io. Adesso gli diciamo i directional pad, che è la croce direzionale, di su, giù, sinistra e destra. Ecco la nostra croce direzionale. Poi i vari bottoni. Qui ci dice per aggiungere un bottone. Premi un bottone sul gamepad per aggiungerlo allo schema. Quindi io premo il triangolo, eccolo qui. Tondo. X. Quadrato. L2. Mettiamo qui. Poi R2 Start il select quello start poi R L3 in questo caso ed R3 eccolo qui. Quindi adesso abbiamo tutti i tasti del joypad. Allora, qui ci dice anche grilletti, però in realtà questo lo possiamo fare solo esclusivamente con il joypad X360. Se metto abilitato, lui lo fa vedere, però me lo toglie. Perché non è un grilletto, quindi diamo l'ok e abbiamo tutti i tasti del nostro joypad. Qui ci dice clicca salva come per salvare la configurazione. Allora, prima cosa, cliccando su ogni quadratino mi fa apparire la tastiera. Quindi do su, per ogni tasto lo vado a prendere la tastiera virtuale. Quindi il triangolo do l'ESC. La X do l'invio e ci siamo creati un piccolo mini profilo del nostro front end. Quindi faccio salva con nome.
Praticamente questo è il nome del controller, questo qua. Lui abbina a questo più che altro non è un profilo, questo nome qui, è il nome del controller. Questo è il profilo che vado a salvare. Per precauzione, ma in realtà lui se l'è già creato qui dentro. Quindi una volta che chiudo da qui, se clicco dovrebbe apparirmi il profilo che ho fatto prima. E infatti non l'ha salvato. Mi ha salvato P1. Mi va un po' a cavolo il mio joystick. Ok, allora. Per farmi caricare il profilo e salvarlo in quel modo, proviamo di nuovo. Quindi se faccio salva come, salva come profili 1. Quindi il nostro Hyperspin mi sa che per il momento non crea profili. Oh sì, quindi Xpad. Non ne ha creato nemmeno uno. Allora, Xpadder purtroppo fa sta cosa. Sto aprendo il profilo. Quando di regola dovrebbe in automatico creare il profilo, come fa Joy2K. Quindi se io... Apri solo lettura. Allora, questa cosa me la devo studiare meglio, voglio capire un po' come settarlo al meglio, perché l'unica l'Xpadder non l'ho mai utilizzato precisamente, pensavo lo facesse in automatico. Bisogna fare attenzione pure al 360, Tony, veramente a me mi ha sbomballato tutto, quello che abbiamo Addirittura. installato insieme. Sì, veramente, ma io non mi riconosceva le periferiche. Se io muovo delle periferiche, le vedo soltanto quello, se accendo quello là che abbiamo scaricato insieme. Se io lo chiudo, non mi vede più le periferiche del gioco. Cioè, infatti, non so come fa. Ma proprio sballato tutto. Cioè, tipo, attacco i volanti, li vede. Invece, siccome abbiamo mappato, hai visto, quello, mo dovrò il modo qua per di sconfigurarlo. Che mo funzionano soltanto con quello acceso. Si è aperto il 360. Sta cosa è davvero strana perché... Ha preso un colpo, non so, di riformattare, ma pure mo dove vedete, speriamo che si riesce a risolvere, perché solo con quello. Infatti, mo le periferiche di gioco, che prima mi chiamava X, mi chiamava
USB joystick, come le chiamo X360, quindi mo ormai sono diventate, sono completamente legate al programma. Boh. Infatti Che cosa mo assurda. devo trovare il modo per farle rifunzionare. Solo che ha riformattato tutto. Quindi qui il rocket launcher. Ok, ho capito come fare. Quindi se lo vai a chiudere e lo vado a riaprire. Ok, mi ha creato il profilo, però me l'ha chiamato P1. P1 è rocket launcher. Boh, vabbè. Mentre se lo vado a creare in MAME. Quindi emulator profile. Game profile. Mi fa P1. E beh, faccio dei test giusto per. Poi clicco il salvataggio, lo chiudo. Provo a riaprire, non prende quelli. Quindi se aggiungo un tasto a caso, una P, vediamo se lui cambia profilo. In teoria dovrebbe farlo. Ora vado ad aprire il profilo del front-end. Ok, quindi sta solo il su e il giù. Ora mi apro il profilo del MAME, vabbè, del gioco del MAME. Perché il profilo emulatore non lo vuole aprire, mi fa selezionare l'emulatore. Quindi lo apro. Perfetto. Allora, i profili lui li crea, ma non ho capito dove li va a salvare. Perché se apro uno mi mette. Sì, me li crea. Normalmente, quindi una volta creato, diciamo, il salvataggio in sé per sé dell'impostazione del joypad, lui poi ogni volta che vai a creare il profilo ti apre il joypad che hai creato e da lì vai a mettere tutti i tasti che ti servono. Quindi mo system profile. Perfetto. Ah, ok, questo è il profilo dell'emulatore, quindi sistema. Perché io l'emulatore, infatti. Mi è sparito praticamente. Ma perché me l'ha aperto così? Ci sto capendo più niente adesso. Ho lasciato aperto il rocket launcher di quello nuovo, evidentemente. Sì. Sì, infatti. Allora. Difatti qua l'Xpadder non c'è. Mi sembrava strano. Quindi. Mi vado a inserire l'Xpadder che ho creato. Quindi qua metto Xpadder. Keymapper. Qua ci dice i due joypad che ci rileva, quindi metto quello in porta 1.
Creiamo il profilo per il frontend. Ed eccolo qua. Perfetto. Qua dobbiamo fare così, quindi creare uno schema già come abbiamo fatto prima, i tasti e via dicendo. Poi lo possiamo chiudere, riaprire e creare, magari si va a cancellare questo profilo, lo ricrei di nuovo e lui ti crea il profilo, te lo chiama P1 qua, però in realtà te li sta creando, difatti. Sembra difficile, sembra complicato, ma in realtà poi quando si entra nello schema di come funziona è molto intuitivo. Questo ha un sacco di funzioni, quindi puoi settare un tasto shift e quindi aprire più profili, fino a 8 profili. Quindi se tieni premuto un tot di tempo un tasto, ti apre il secondo e puoi avere altre funzioni sul tasto senza tenere il tasto, diciamo, il tasto di shift. Tieni 2 secondi il tasto di nuovo premuto e ti apre il terzo profilo e così via dicendo. E non è male, ha una bella potenzialità. Poi possiamo settare, che ne so, su 8 tasti. Invece di farlo shift con lo stesso tasto, tieni premuto, poi passa l'altro, l'altro, l'altro ancora. Possiamo tenere premuto il tasto, per esempio la X corrisponde al primo profilo, tipo tieni premuto 3-4 secondi, passa al primo profilo. Poi con il tasto quadrato tieni premuto 3-4 secondi, passa al secondo. Poi per esempio voglio ritornare al primo, premo di nuovo X e torna al primo profilo. Ha un sacco di funzioni. Questo lo devo fare una live per approfondire un po' le varie potenzialità di questo programmino. Quindi in pratica è la stessa cosa, solo che funziona in una maniera un po' differente. Mentre Joy2K ti chiama il profilo con lo stesso nome, Xpadder abbina il profilo del joypad, come potete vedere qui, ha un profilo interno di Rocket Launcher, quindi il suo profilo si chiamerà per ogni gioco, per ogni emulatore, per ogni frontend, sempre P1. E lui sicuramente se lo salva in una cartella particolare del frontend. Come potete vedere, ho cambiato il rocket launcher perché prima stavo sull'altro su quello che stavamo creando, quindi non riuscivo a capire il perché non esistesse l'emulatore MAME all'interno. Invece mi ero un po' confuso. Quindi giustamente sono entrato su quello che già ho creato per farvi capire un po' la situazione di come funziona il passaggio dei vari profili di Joy2K. E vi ho fatto un'anteprima di come funziona l'Xpadder. Il VJoy non, per adesso non lo prendo in considerazione, magari in futuro. Questi altri due sono disattivi per il momento, perché quando li si vanno a inserire con i driver si vanno ad attivare e quindi in automatico poi si potranno settare. WinIPack è sempre per i cabinati, UltraStick è un stick particolare della Ultimark. Quindi, allora, io dopo avervi fatto questa piccola ripassata, penserei praticamente a farvi un approfondimento su Xpadder. Magari faccio una live dove vado ad addentrarmi nelle varie opzioni.
E quindi magari, che ne so, uno magari potrebbe scegliere Joy2K o Xpadder a seconda di come si trova meglio. Io penso che Xpadder sia un po' più complicato nel settarlo, anche perché devi fare molti più passaggi, aprire l'immagine del joypad, far uscire i tasti premendoli e poi dargli le funzioni alla fine. Invece Joy2K è già bello pronto, gli metti semplicemente i tasti, gli abbini i tasti e vai tranquillamente. Xpadder magari ha altre funzioni, altre cose che possiamo, diciamo, usarle insieme. Tra una cosa e l'altra possiamo sfruttare le loro potenzialità. Quindi io sono arrivato alla fine della live, quindi sono 2 ore praticamente. Ci vediamo la settimana prossima, quindi vedo di farmi un po' di studiarmi un po' l'Xpadder e vi faccio vedere un po' meglio le potenzialità, anche perché mi ero messo in passato a vederlo, solo che non mi è mai garbato. Quindi vi saluto, vi sentiamo lunedì. Buon fine settimana. Ciao Tutti. ragazzi.